guarda, c'è ancora ulteriori occhi, parlo di semplificazione, di semplice sburocratizzazione. Un'altra discrezione regionale in cui vengano favoriti attraverso la sburocratizzazione, possiamo fare mille esempi, dalla trasformazione al lavoro sui campi, al lavoro dei pensionati che non possono venire, da tantissime cose, purché a condizione che ci si comporti in un certo modo. Cioè, io credo che non abbiamo bisogno così tanto di contenuti quanto di un essere riconosciuti, perché se si parla di conoscenza, di sapere, si parla automaticamente della dignità dell'agricoltore. E non mi sembra assolutamente che questo modo di gestire le leggi lo riconosca. Che se ne parla? Non lo riconosce perché non riconosce quel valore forte che ha la struttura, perché la stessa PAC lo disinteressa. Questo quadrato ci sono ormai
10, 12 agricoltori di coltivazioni produttive, mulini, pneumatici, erano soltanto all'Aspi di Piceno. In questo momento abbiamo due forni che fanno pane con una, e un terzo sta aprendo al centro. Io avevo tre punti e ovviamente aumentando il numero dei forni che in quel caso producono il pane, è aumentata la domanda dei consumatori, aumenteranno anche il numero degli agricoltori che continueranno la lavorazione produttiva, dalla cui farina si ottiene questo prodotto. C'è una cooperativa di comunità con sede a Pedaso che produce questa farina, qui ad Acea c'è quest'altro parlamento. Queste, se vogliamo dire, a delle isole appunto non molto grandi, in cui ci sono coltivatori, trasformatori, nel caso particolare dei frumenti, pastifici e forni e consumatori, per cui questi pali poi non devono viaggiare a altre distanze, ma si replica questa sorta di isolotto e quindi si contribuisce al clima, perché questa roba non bianca molto, questo è uno dei grossi problemi dell'industria alimentare attuale, per cui i cibi viaggiano a chilometri di distanza. Qui tornando a quello che diceva Franco, ecco, comprare le ciliegie a Natale bisogna pensare a quanta anidride carbonica quelle ciliegie che vengono dal Cino, dalla città dal Cile, hanno emesso per arrivare sulla tavola. È ovviamente un mezzo, per cui io sulla atteggiamento degli agricoltori sono abbastanza ottimista. Ecco, vorrei essere altrettanto ottimista sull'atteggiamento dei consumatori, che devono uscire da certe logiche per cui non so, il cibo, si va alla ricerca del cibo che possa avere. Sto leggendo un paio di libri che sono usciti negli Stati Uniti l'anno scorso e una frase mi ha colpito: il cibo a buon mercato non esiste, il cibo a buon mercato è cibo spazzatura che contiene soltanto calorie e nessun valore. Chiudiamo con l'intervento della vicepresidente Anna Casini. Allora, molto difficile non essere banali dopo gli interventi che ci sono stati, quindi partiremo dal presupposto che sarò banale, necessariamente. Allora, parto dai cambiamenti climatici. Io mi occupo della vita, diciamo, della vita reale, di valutazioni ambientali strategiche e via. E quando 22 anni fa si parlava all'interno delle matrici ambientali di cambiamenti climatici, nessuno sapeva cosa fossero. Ci si chiedeva come lo valutiamo, quali parametri di valutazione utilizziamo, quali sono gli indici che utilizziamo per valutare se un determinato intervento può modificare o no i cambiamenti climatici. Oggi diciamo che è molto chiaro, i cambiamenti climatici sono evidenti a tutti e vanno affrontati nei modi dei quali si è parlato, ma la regione come li affronta? Li affronta cercando di prevenirli, nel senso che ormai la siccità, le grandinate, il dissesto idrogeologico sono all'ordine del giorno, come sono all'ordine del giorno gli attacchi per esempio dei lupi alle pecore, come sono all'ordine del giorno i cinghiali che entrano nei campi. E quindi la regione cerca, è vero, prima l'agricoltore che ha parlato ha detto non è una questione di soldi, certamente per cui erano Nolet invece, e io credo che sia anche una questione di risorse, perché per esempio finanziare delle reti per proteggere le pecore dai lupi al 100%, io credo che sia importante invece di prendersela con il lupo. Ecco, ci sono, secondo me, vanno affrontate queste questioni dal punto di vista culturale in un certo modo. Allora, se parlate di cambiamenti climatici, che cosa fa invece la regione rispetto alla qualità del cibo e soprattutto attraverso la consapevolezza del consumatore? Allora, noi dobbiamo alzare e contribuire ad elevare la consapevolezza del consumatore come
iniziando dalle scuole. Quindi cosa fa la regione? Per esempio incentiva e promuove gli orti negli asili e nelle scuole, ma gli orti della biodiversità. E quindi dal catalogo della biodiversità delle Marche, perché noi abbiamo la legge 12 che molti di voi conosceranno, insegniamo insieme all'Assam nelle scuole ai bambini che cos'è la biodiversità, innanzitutto perché non è semplice, non tutti sanno cos'è la biodiversità, sembra tanto banale ma così non è. Insegniamo quindi che si possono coltivare delle specie mai viste, penso alla cicerchia, penso al cece nero, insomma penso alle fave di carne rosa. Ci sono tanti legumi e tanti cereali, e non solo, ma anche tanti frutti nelle Marche che non sono assolutamente conosciuti e che sono a rischio di erosione genetica. Parallelamente che cosa facciamo? Parallelamente noi incentiviamo gli agricoltori custodi a custodire proprio queste specie che sono a rischio di erosione genetica. E quindi il connubio tra gli agricoltori custodi che si rendono disponibili oltre che a coltivare e a mantenere determinate specie, ma anche dando un aiuto negli asili, nelle scuole elementari, a spiegare ai bambini che non esiste soltanto il grano, come si diceva prima, il mais, ma esistono anche altre specie che possono essere mangiate e si può chiedere ai genitori magari di acquistarle. Quindi questo è il primo passo che facciamo. Il secondo passo, voi sapete, in tema di biodiversità abbiamo ottenuto 2 anni fa il riconoscimento dell'IGP dell'olio delle Marche, e quando siamo andati, era un riconoscimento che si attendeva da 30 anni, e quando siamo andati a chiedere a Bruxelles che l'avessero bocciato per l'ennesima volta, ci hanno detto nelle Marche ci sono 12 cultivar, mentre in Spagna 2, in tutta la Spagna. È chiaro che la biodiversità è delle Marche, e non perché le Marche sono plurali come è abusato, ma perché effettivamente lo stesso vitigno nella stessa vallata sul versante produce un determinato tipo di vino, sull'altro versante produce un vino completamente diverso, poi per la conformazione geomorfologica, poi per la posizione geografica. E quindi nelle Marche 12 cultivar sono state quelle che ci hanno riconosciuto, perché noi avremmo potuto chiederne altre, molte di più, sopra 12 non ce le hanno riconosciute. E tutte queste però cultivar hanno le stesse caratteristiche organolettiche, hanno un'altissima percentuale di polifenoli, tipo di fluidità, che adesso non stiamo a dire perché non è neanche, diciamo, il mio campo. Ma come facciamo a spiegarlo ai bambini? Andiamo insieme ai cuochi delle Marche, nelle scuole medie ed elementari, con le pagnotte di pane e l'olio delle Marche che pinta ed è amaro perché c'è polifenoli ed è un olio completamente diverso, uno diverso dagli altri. E dopo aver spiegato come si legge un'etichetta e come si può, come è stato detto, questo è importantissimo, come si può avere il potere di modificare l'economia scegliendo un determinato prodotto piuttosto che un altro. Quindi spieghiamo ai bambini come si fa a leggere un'etichetta e come si può scegliere un uovo che è riconoscibile dallo 0 piuttosto che un uovo che è riconoscibile dal 3. Lo 0 è un uovo biologico, il 3 è un uovo in batteria. Se tu comprerai uova biologiche, metterai in campo un sistema virtuoso che, oltre alla salute, produce anche tutela ambientale. E quindi ai bambini poi offriamo il pane con l'olio, non all'orario della merenda, lo facciamo o prima della colazione, o prima o dopo, e i bambini mangiano fino a 70 grammi, bambini che non hanno mai visto pane con l'olio e che sono abituati alle merendine, mangiano delle fette di pane con l'olio senza sale, grossamente senza sale, e ne mangiano una media di 70 grammi a testa. Ecco. Mi scusi, è buonissimo, io non faccio la pubblicità per il Ceccarelli, la curiosità l'ho mangiato soltanto lessata la pasta, l'ho mangiata lessata senza condirla e senza sale, non è veramente buona, cioè oltre ad essere benefica è anche buona. E quindi noi la biodiversità la difendiamo e la incentiviamo e la implementiamo. Non so, mi hanno fatto una domanda senza arbore, non so, perché insomma noi abbiamo tante specie autoctone, insomma vorremmo mantenerle, anche se gli agricoltori sono dei costruttori di paesaggio. Io penso a tutto il periodo nel quale si coltivava
coltivava, insomma si produceva la seta con il palo da seta e le nostre campagne erano più piene di gelsi. Oggi per trovare un gelso ci vuole un miracolo, no? Ne troviamo soltanto pochi. Viceversa abbiamo invece un paesaggio che è ricco di vigne, che è ricco di ulivi e che è ricco di quello che noi siamo oggi, quello che noi coltiviamo. E il professore prima diceva di non mangiare le carni rosse, ha ragione. Noi, guardo il dottor Borbini, abbiamo approvato una legge sulla dieta mediterranea. Allora io dico, mangiamo poca carne rossa, ha ragione, è vero, per carità, io sono un architetto della vita, insomma, e mi inchino, però mangiamo di razza marchigiana. Allora dico, se dobbiamo proprio mangiare la carne, mangiamo la marchigiana, come possiamo scegliere di mangiare dei prodotti che sono prodotti dei vini che sono marchigiani? Io faccio una battaglia, adesso si drammatizzo sul prosecco e quando mi si dice prosecco rispondo sempre no, prosecco no, pecorino, passerina, vermicchio, spumantizzato. Se proprio volete farlo spritz, fatelo con uno spumantizzato che sia bianchello, ma ce l'abbiamo tanti, quindi possiamo, perché noi abbiamo tantissimi tipi di vini, anche questa è la nostra ricchezza ed è la nostra però anche debolezza, perché da un lato abbiamo questa grande ricchezza, dall'altro poterla promuovere è molto difficile e dobbiamo invece promuoverla insieme. L'ultimo step che facciamo nel mondo della scuola è con gli istituti alberghieri. Abbiamo premiato recentemente quello di Piobbico, perché a loro diamo come compito ogni anno di preparare un piatto con legumi, cereali e prodotti della biodiversità delle Marche, e loro devono preparare un piatto, 1-2 piatti. L'anno scorso erano in quest'anno hanno delle paste che dovevano essere condite soltanto con l'olio a crudo, e quindi era un tema molto difficile, e quindi c'è questa gara, la regione poi mette a disposizione una piccola cifra che quest'anno era di 2000 euro per comprare delle attrezzature che possano servire negli studi alberghieri. Però loro imparano ad utilizzare, loro che saranno futuri chef, futuri cuochi, imparano ad utilizzare dei prodotti che altrimenti non sarebbero utilizzati. Penso per esempio alla cicerchia, che è buonissima e che per fortuna oggi viene prodotta e può essere acquistata, perché fino a qualche tempo fa non si trovava assolutamente. Allora, io credo che la varietà sia da mantenere e da incentivare, e soprattutto penso che la regione in questo tempo ha fatto questo, ha cercato di mettere in piedi diverse azioni, ma dico quelle più importanti: uno, puntare sul biologico, perché noi siamo sul podio tra le 5 regioni che hanno una maggior produzione rispetto alla superficie di biologico. Il biologico qui, e ringrazio Bruno e la Terra e il Cielo, è stato, cioè, qui sono stati dei visionari pionieri, quindi le Marche possono vantare anche questa reputazione. Stare insieme, quindi gli accordi agroambientali d'area. Noi abbiamo pensato e progettato degli accordi agroambientali d'area. Il primo, che mette insieme tantissime aziende e anche comuni ed altri attori del territorio, è finalizzato alla riduzione dei nitrati nelle acque, che vengono misurati. E quindi questo è un modo di prevenire l'inquinamento delle acque e di incentivare la trasformazione, la conversione in biologico. L'altro, che partirà a breve, il bando è da poco uscito, è per la prevenzione del dissesto idrogeologico, perché è importantissimo lavorare insieme ed avere una progettualità territoriale per poter prevenire il dissesto idrogeologico, posto che se abbandoniamo le aree interne e facciamo avanzare i boschi, i tempi di coltivazione aumentano e quindi i danni a valle purtroppo arrivano. E un'altra battaglia grande è quella del contro gli antibiotici, soprattutto l'utilizzo degli antibiotici nelle carni, nelle Marche. Noi siamo anche una regione OGM free, quindi dico, abbiamo un atteggiamento nei confronti della qualità del cibo chiaro, anche perché riguardo la parte economica non possiamo permetterci di competere in quantità né con il resto d'Italia, né con il resto d'Europa, né con il resto del mondo. Noi possiamo, dal punto di vista economico, per quello che riguarda agricoltura e zootecnia, competere soltanto con la qualità. Quindi
quindi il nostro livello di qualità deve essere assolutamente alto, ricordando che alle tre parole importantissime che oggi avete, che hanno caratterizzato questa giornata, io vorrei aggiungere ambiente, perché è sottinteso, ma lo sottolineerei, ambiente, e poi metterei anche il paesaggio, perché i miscugli del dottor Ceccarelli, per esempio, determinano una non uniformità del paesaggio, e che è la nostra caratteristica. La Toscana è caratterizzata dalle colline, caratterizzata dai cipressi, le Marche sono caratterizzate da elementi puntuali del paesaggio agrario, quindi da tutte dalle siepi, dalle coltivazioni diverse, dai vigneti, dalle querce spontanee, dalle querce isolate e dalle generazioni di variare. Quindi questa è la nostra caratteristica anche dal punto di vista turistico. Noi possiamo attrarre turismo di qualità, turismo lento, turismo che venga qui a mangiare quello che noi sappiamo sia coltivare che cucinare. Quindi io credo che siamo tutti d'accordo e non ci sia possibilità di tornare indietro rispetto al rispetto, scusate, la cacofonia dell'ambiente, del territorio nel quale viviamo, e soprattutto rispettando anche quei 10 centimetri di terreno, che sono quelli più importanti, perché da quelli nasce tutto quello che poi noi mangiamo, e se perdiamo quei nutrienti non possiamo più recuperarli assolutamente, nemmeno utilizzando la chimica. Quindi buon futuro a tutti, e cerchiamo di mangiare, di leggere le etichette e di premiare chi le etichette scrive quello che fa, e scrive soprattutto da dove vengono i prodotti. Bruno. Prima di chiudere, c'è una sorpresa per le donne. Cosa succede? Pensavo che la risposta fosse contenuta. Noi gentiliamo le filiere, le piccole filiere, proprio per aiutare il primo anello della filiera, che è quello più debole. Sui piccoli agricoltori le Marche sono fatte di piccoli agricoltori, perché la pensatura media è quella, insomma, lo sapete. Rispetto alla burocrazia, io posso dire che quando mi sono insegnata si presentavano tutte le domande per il piano di sviluppo rurale in cartaceo. L'anno successivo avevamo promesso di togliere il cartaceo, quindi oggi è tutto informatizzato. Se si fa riferimento ai tempi che già c'era, io dico che questa è una criticità rispetto alla riconoscibilità dell'agricoltore come centrale rispetto alle politiche della regione. Io credo di averlo detto prima, mi sembra evidente che l'agricoltura è al centro, perché tutto quello che noi diciamo le scuole, penso per esempio una cosa della quale non ho parlato, le possibilità dell'agricoltura sociale che partono dagli agrilibri, che sono un'eccellenza delle Marche, alla longevità attiva, fino ad arrivare all'utilizzo del metodo Montessori dell'anziano con gli studi cognitivi. Quindi voglio dire che la varietà di possibilità per l'agricoltore sono tantissime, e credo che noi lo consideriamo al centro delle azioni, anche quelle ambientali e, dicevo prima, di tutela del territorio. Quindi questo, i nostri uffici sono sempre aperti, la mia posta elettronica la conoscono tutti, chi mi scrive sa che rispondi 3 giorni, quindi più di questo. Poi certo, la burocrazia c'è, ma non dipende solo dalla regione del campo. Ringraziamento generale a tutti, la città è importantissimo. Ecco, le nostre donne intanto fanno una sorpresa, quindi ringraziamo tutti veramente di cuore. E devo fare un altro ringraziamento che è arrivato da poco. Dovrebbe essere presente anche la professoressa di vita del Panzini, ecco, benissimo, benvenuta, ci fa molto piacere, perché ci piacerebbe anche nel passato, quando c'era del benvenuto, che facendo delle attività insieme volevo riprendere, quindi magari ne riparliamo. D'accordo, adesso volevo chiamare le nostre donne, Veronica, Nella, Laura, Sara, prego.
Prego, vieni. Andare di là il porto non è molto largo, quindi apriremo la porta e magari qualcuno arriva, prende il piattino e viene lui, perché altrimenti non ce la facciamo. Allora, scusate, intanto grazie a tutti perché mi rendo conto, avendovi accolto tutti all'ingresso, siete le mie colleghe, c'è stato un intoppo dovuto alla situazione dei posti che abbiamo insomma un pochino tardato nel potervi dare. Vi ringrazio per la vostra educazione, per la vostra pazienza e soprattutto per la partecipazione. Potremmo invitare con lo sciroppo al salmone che ci è offerto dalla Santa Maria del Borgo. Grazie a tutti, vi aspettiamo.